Ciao ragazzi, oggi vi parlo dei miei prodotti per il bucato, prodotti che ho testato da tantissimo tempo, quindi ve ne posso parlare con tranquillità, li ricompro in continuazione e quindi ve ne parlo. Spero di riuscire a farlo in realtà perché oggi c'è un vento terribile, quindi se sentite dei rumori strani è solo il vento molto forte, in più sono un po' raffreddata, però ce la posso fare, partiamo subito. Allora, il primo prodotto è lui, è uno smacchiatore della Formilla in polvere, ha cambiato da poco la confezione, ma è praticamente molto molto simile alla vecchia, è un barattolo in plastica con il tappone che si svuota, qui c'è la polvere, dentro trovate un misurino dosatore comodo da poter usare. Per appunto dosarlo. Allora, questo smacchiatore va bene per tutti i tipi di capi, sia colorati che bianchi, tessuti praticamente di ogni genere, anche tappezzerie, tappeti, quindi ve lo gestite voi a seconda di come volete la formula, se la volete un po' più densa, un po' più liquida, aggiungete l'acqua e ottenete la pasta, la cremosità che volete. Allora, si può usare sia come pretrattante, sia in ammollo, sia direttamente in lavatrice. Ci sono tutte le dosi dietro, chiaramente, è tutto riportato, i consigli di utilizzo, le quantità, eccetera. Non contiene cloro, quindi non danneggia assolutamente i tessuti. Mi sono resa conto che, allora, io tendo a lavare a temperature abbastanza basse e questo funziona. Con i 30 gradi funziona tranquillamente, probabilmente per l'ossigeno attivo riesce a smacchiare sin da subito anche con, ripeto, temperature notevolmente basse. È molto capiente, sono 750 grammi, dura veramente tantissimo. Come sempre vi lascio i prezzi tutti in descrizione. E niente, lui è fondamentale per le mie lavatrici, anche se faccio il bucato a mano con delle macchie abbastanza sporche, non mi ha mai deluso, quindi super promosso. Poi passiamo al detersivo di cui ultimamente nel gruppo abbiamo parlato praticamente tutti benissimo perché lo usate in tanti. Io l'ho scoperto da un annetto all'incirca. L'ho provato perché mi piace il profumo del sapone di Marsiglia e quindi ho voluto provare, testarlo, sentire più che altro se il profumo si manteneva, se durava un pochino e devo dire che sì, dura molto, il profumo è buonissimo. Abbinato a lui, io macchie non ne ho più, devo dire anche da solo, però se ho delle macchie importanti, questi due insieme sono una combo perfetta. Vi riporto l'attenzione anche a chi lo usa da molto tempo, che questa confezione è stata cambiata da poco. La Lidl ha voluto diminuire la quantità di plastica nelle loro confezioni e ha fatto, infatti, il formato è più piccolo, prima il boccione era più grande, ma ha cambiato anche la formula. La formula è molto più concentrata. Tutti, molti di voi dicono che fa schiuma, in realtà, se usate le dosi consigliate, e qui dietro è tutto riportato. Tipi di sporco, tipi di durezza d'acqua, le quantità in tappi che vanno usate. Io sinceramente, anche con lavaggi belli, robusti, con centrifughe importanti, non ho notato assolutamente troppa schiuma, quantomeno schiuma che non rimane, cioè una volta che c'è il programma del risciacquo fa il suo, a me schiuma non rimane, quindi mi raccomando. Seguite le istruzioni, seguite le dosi. Questo è un boccione da 40 lavaggi. Va benissimo, come vedete, da 30-60 gradi senza alcun problema. Io mi trovo veramente, veramente bene. Questo ormai non faccio più esperimenti, prendo solo lui. Ultimamente è anche stato ribassato di prezzo, non in offerta, è proprio uno dei ribassi, quindi hanno proprio abbassato il prezzo fisso, che vi lascio sempre in descrizione come tutti gli altri. Quindi lui super, super promosso, va bene per capi colorati. Capi bianchi, tranquillamente anche per la
lavaggi non solo esclusivamente la lavatrice, anche con a mollo e lavaggio a mano senza problemi. Poi, altro boccione gigante, ancora più grande è lui. Questo è l'ammorbidente della Dussy in colorazione rosa, profumo. Cosa dice? Non dice nulla, è un profumo floreale, a lunga durata ed è vero. Effettivamente, io mi rendo conto che i capi li lavo, li stendo, li faccio asciugare, li metto nell'armadio, dopo qualche giorno li riprendo dall'armadio, profumano ancora anche una volta indossati. Quindi queste due combo, Marsiglia e questo, a me tirano fuori un profumo non solo buono, almeno per il mio gusto, ma che dura, che è la cosa che mi piace di più. Questo qui esiste anche in versione celeste e io inizialmente usavo quello perché io i profumi floreali troppo dolci non mi piacciono tanto. Una volta non l'ho trovato, ho preso questo e questo non l'ho mollato più perché mi piace molto di più di profumo. È un profumo sì floreale, ma non è estremamente dolce, a me non dà alcuna noia, anzi mi piace molto. Il boccione è gigante, sono 4 litri. È una formula normale, non è concentrata, infatti è gigante. Dietro ci sono i dosaggi se si vuole un bucato morbido o extra morbido a seconda anche dei capi che lavate e niente, tutto qua. Questo è semplicissimo. Credo, se non sbaglio, che è l'ammorbidente in assoluto che costa di meno della Lidl. Comunque, so, a prescindere dal prezzo, che ovviamente è irrisorio, io mi trovo veramente veramente bene, dura tantissimo. Questi sono 54 lavaggi, quindi veramente lo comprate, non ci pensate più per un bel po'. E quindi niente, questi sono i miei prodotti che compro e ricompro sempre per il mio bucato, ormai sono diventati proprio un must, ci sono sempre e solo loro per la mia lavatrice. Approfitto per parlarvi di un prodotto che in realtà non è un prodotto in linea fissa, ma è un prodotto che esce in linea temporanea con il volantino, che sono questi sacchetti dell'Aquapur. Sono dei sacchetti in tessuto per lavare capi magari delicati, che è meglio non siano a contatto con gli altri capi dentro la lavatrice, magari capi che hanno glitter, paillette o delle applicazioni, oppure biancheria intima, body reggiseni che hanno i gancetti che possono agganciarsi a maglioni, altri tessuti, oppure non lo so, calze, cose molto delicate, insomma, cose che volete tenere da parte, ma fare nella stessa lavatrice. Allora, io di prodotti simili ne ho provati tanti, ho provato quelli rigidi, quelli non so se avete presente, quelli fatti a sfera, tutti forati, che però mi si aprivano sempre. Ho provato cose simili a fodere per il cuscino con la zip, che però mi si apriva sempre, mi usciva sempre tutto, quindi niente. Ho provato a prendere questi la prima volta che li ho visti un paio di anni fa, che uscirono a un prezzo ridicolo, meno di 3 euro. Ho detto, beh, tentiamo. E adesso ve ne parlo. Dunque, la confezione, ve ne parlo adesso perché si trovano ancora in questo momento. Sono usciti un paio di settimane fa a volantino, nel mio punto vendita ci sono ancora, sono disponibili, quindi eventualmente se vi interessa cercateli, se no attendete alla prossima uscita, ma di solito un paio di volte l'anno escono sempre. Allora, questa confezione contiene tre sacchi, uno grande e due piccoli. Piccoli relativamente, adesso vi faccio anche vedere. Allora, il grande in misure ha un 35 più o meno di diametro e i due piccoli 22, ma adesso vi faccio vedere. Questo qui è un sacco piccolo, non so se vedete le proporzioni rispetto a me. Adesso ve lo apro. Dentro c'è, intanto vedete che è praticamente semi vuoto. Dentro c'è un pantalone del pigiama invernale enorme, quindi per farvi capire anche quanta roba contengono questi sacchetti. Ma allora, cosa importante, la trama è una trama molto molto fitta. Ne esistono di due tipi,
uno con trama leggermente più larga, tipo nido d'ape, e mi sembra che la confezione è da due e sono quadrati forse invece che tondi, non ricordo bene, mentre questo è quello che ha la trama più fitta, qui non vi perdete nulla, ci dovessero staccare anche delle paillette, dei piccoli glitter, non rischiate di lasciarli dentro alla lavatrice. La cosa più importante di questi sacchetti, a mio avviso, è che hanno la zip. Prima cosa è un'ottima zip, la zip è morbida, scorre tranquillamente, ma poi hanno la protezione. La zip, una volta che voi finite il suo percorso, la infilate qui dentro e scompare. Questo fa in modo che durante il lavaggio non la fa aprire nonostante le botte della centrifuga e non si impiccia eventualmente in altri tessuti, non crea danni, anche se è una zip morbida, non ha ganci o punti che possono grattare, però questa protezione, eccola qua, fa sì che questa rimane sempre chiusa. Io in tutte le lavatrici che ho fatto, le uso sempre, non ho mai trovato un sacchetto aperto, mai, ho sempre dovuto andare a riprendermi la zip da dentro e ad aprire con le mie unghiacce la zip semplicemente e a tirare fuori il tutto. Sono veramente comodissimi, io li trovo i più comodi provati finora. Questo è l'altro piccolo, dentro ci ho messo un jeans d'adulto, quindi stiamo parlando di capienze notevoli. Come vedete, il sacchetto non era neanche super pieno, questo è un jeans d'adulto normale, grande, quindi per farvi capire cosa non ci entra. Questo qui non ho trovato niente di più grande da metterci. Questo è quello grande. Non so se vedete come è fatto, è veramente enorme. Dentro c'è una felpa, ma se vedete è praticamente vuoto, ci si potrebbe mettere di tutto. Quindi veramente comodissimo anche per capi un po' più grandi, anche coperte, plaid, cose di questo genere. Ecco, guardate, questo era il felpone pesante, sempre d'adulto che c'era dentro, quindi super super gigante, guardate qua, è veramente grandissimo. Tutti hanno questa cosa meravigliosa della chiusura a scomparsa che protegge e preserva tutto. Io non l'ho mai veramente mai trovate aperte, anche con lavaggi contro centrifughe belle importanti, e si possono usare con lavaggi fino a 60 gradi, non succede niente, non si rovinano, è chiaramente 100% poliestere il materiale, si può usare per ogni tipo di lavatrice, quindi usateli con serenità. Se li trovate, fatemi sapere se siete riusciti a prenderli o se voi li usate già da un po' come me. Io veramente ve li straconsiglio perché sembra un prodotto stupido che serve a poco, in realtà io non ne posso fare a meno, ci lavo sempre l'intimo, qui nel frattempo sta volando la casa dal vento e niente, quindi se non li conoscete provateli, fidatevi, al massimo avete buttato 3 euro, se invece li conoscete ditemi come vi trovate, se anche per voi sono degli indispensabili per il vostro bucato. Ragazzi, questo è quanto per oggi, per ora vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao!